Si chiude col match casalingo contro il Südtirol, il girone di andata del San Zaccaria, 11 partite che hanno dato chiare indicazioni su pregi e difetti delle biancorosse, comunque in posizione più che favorevole per aspirare alla salvezza. Dalla parte opposta una squadra, quella altoatesina, che a sua volta è invischiata nella rincorsa alla salvezza e che per poco non passa in vantaggio al sesto. Tonelli batte sul primo palo, c'è il salvataggio anche di Sara Quadrelli. Dalla parte opposta invece splendida combinazione Galletti Longato e poi il cross ancora di Galletti ed il gol di Longato. L'1-0 per il San Zaccaria al 25esimo. Poi arriva anche il raddoppio, un lancio lunghissimo, smarcata, c'è in area di rigore Galletti, il tocco vincente sull'assist di Azzurra Principi, il gol del 2-0 di Galletti e San Zaccaria in controllo, può cercare addirittura di chiudere il match, Principi viene chiusa, arriva questa conclusione Pugnali, diagonale sul fondo. Dalla parte opposta la punizione per il Südtirol e la comoda parata di Tampieri. Finisce il primo tempo, siamo sul 2-0 per il San Zaccaria che anche nel primo quarto d'ora non fatica più di tanto ma poi perde banalmente il pallone con Longato e Erlacher. Si inventa un capolavoro dalla lunghissima distanza, un tiro in collo pieno che sorprende nella terra di nessuno il portiere Tampieri. 2-1 per il San Zaccaria, ci prova la squadra romagnola con Pugnali anticipata da Baldoger. Poi è il turno del Südtirol, il pallonetto che sembra vincente da parte di Dalla Giacoma e il palo che le dice di no. Andiamo al 25esimo, lo stesso minuto del primo tempo, premia il San Zaccaria con questo delizioso sinistro all'incrocio dei pali, un altro gran gol per Galletti, doppietta per lei, poi al 35esimo con troppa sufficienza colpisce il pallone Piemonte che spreca il punto del 4-1, così come fa anche successivamente, salta l'avversario ma poi non riesce a indirizzare il pallone verso la porta. Clamoroso invece qui l'errore da parte di Venturini e Tonelli ne approfitta per depositare in rete. Davvero incredibile questo errore da parte del difensore del San Zaccaria, Südtirol che rientra sul 3-2 a 2 minuti dal termine. Non c'è però più tempo per la squadra ospite per cercare di raggiungere il San Zaccaria anche dopo quest'ultima occasione per le padrone di casa. Il match termina proprio con questo punteggio, 3-2.